Una piccola dichiarazione di voto proprio per suffragare quello che dicevo prima. Le bugie del sindaco continuano sempre e vedo che praticamente anche la capogruppo del PD della maggioranza si sta adeguando alle bugie del sindaco. Vorrei far presente che il sindaco è entrato in carica il 22 giugno, il che significa che siamo a 22 mesi dal suo inizio di mandato e non da un anno e mezzo. Per quanto riguarda, hai ragione Susi, ma 4 mesi sono 4 mesi, si fanno tante cose in 4 mesi. Per quanto riguarda la sensibilità, il sindaco richiama alla sensibilità i consiglieri, soprattutto quelli di opposizione, faccio una battuta e me la consenta. Giustamente in questo periodo, visto che ha richiamato Buffon alla sensibilità all'arbitro, lui che è juventino, richiama alla sensibilità a noi. Il paragone, penso, spero che l'abbiate capito. Juventino ventino, lo sanno. Il problema ventino meno, comunque juventino, quindi juventino uguale, lasciamo stare. Vedi, il problema è che il sindaco ci dice che le cose sta facendo, la colpa, qualcuno, l'amministrazione precedente, compagnia bella. Volevo farvi presente, cari consiglieri, che per una cosa che ha detto il sindaco, il Parco Michelangelo, che sta facendo tutte queste belle cose, ha fatto la convenzione con Globo, volevo farvi presente che quella casetta che è in quella specie di parco che sarà all'estrema periferia della città senza parcheggi, non possibile, non può essere raggiunta da nessuno, quella casetta ci sono previste 170.000 euro di spese perché dobbiamo mettere 50 infissi in una casetta che probabilmente non ricopre 100 metri quadri più o meno. Sti 50 infissi non lo so, andatevi a leggere il capitolato di appalto, vedete quello che è costato al comune e quello che costerà al comune al di fuori delle manifestazioni di interesse che andrete a vedere. Per cui, siccome continuo a dire che mi dispiace, manco poco, che sei un bugiardo, il mio voto personale è sicuramente sfavorevole anche all'approvazione del voto. Grazie consigliere Salma, chi resta seduto approva, chi si alza non approva, approvato a maggioranza con i voti contrari dei consiglieri Santillo, Vignanzi, Pugliese, Del Prete, Salma, Petrone, Capano, Talletti, Marro. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto, chi resta seduto approva, chi si alza non approva, come prima approvata a maggioranza con il voto contrario di tutti i consiglieri dell'opposizione precedentemente elencati. Passiamo al secondo capo all'ordine del giorno. Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020. Prego l'assessore Maria De Rosa di procedere.